Ciao ragazzi, sono Soleil e benvenuti in questo nuovo video. Se sentirete durante il video il mio gatto miagolare in sottofondo, ignoratelo perché deve essere in calda, non so cosa abbia. Miagola da 2 giorni ininterrottamente e vabbè, sta bene perché sta bene e vabbè, ignoratelo. È appena finita Juventus Women Fiorentina, cioè in realtà non è ancora finita però. Non stava più succedendo niente, negli ultimi minuti ho iniziato a registrare, me li recupererò, spero che non succeda niente nel frattempo. Per ora siamo sul punteggio di 4-0, era il 90esimo, avevano appena detto il recupero. Allora, partita indirizzata, cioè nel senso la Fiorentina non c'è mai stata, ha provato a fare qualche contropiede, ma la nostra difesa si è fatta trovare pronta. Apre le allora, le marcature sono state aperte da Girelli su calcio d'angolo, tipo al quinto minuto, l'ha messa dentro in tapin. Il secondo gol poi è arrivato al 20esimo con l'espulsione di Quinn, della Fiorentina, perché Bonansea era andata in campo aperto, era da sola davanti al portiere. Quinn ha fatto fallo da ultimo. E quindi cartellino rosso e punizione dal limite. La punizione dal limite l'ha battuta Girelli, sulla respinta, non so se fosse della barriera o del portiere, comunque sulla respinta l'ha messa dentro Mari Alves. Il primo tempo si conclude appunto 2-0, senza particolari problemi da parte della Fiorentina. Neanche prima dell'espulsione la Fiorentina aveva fatto qualcosa, figuriamoci dopo, che è rimasta in 10. Comunque, fatto sta che nel secondo tempo arriva il 3-0 con Bonansea. Lì c'è stato un ottimo recupero. Lundorf è andata a fare una pressione che si è rivelata efficace, una pressione alta, efficace. La giocatrice della Fiorentina ha sbagliato, Girelli poi in scivolata ha servito Bonansea che si è trovata da sola davanti al portiere e l'ha messa dentro. Poi, gli ultimi 10 minuti, con Lina, continuo a chiamarla Lina perché sennò non so pronunciarlo. Lina, che era subentrata, anche lei viene servita bene, a parte che è entrata bene in partita perché ha fatto qualche recupero difensivo e molti movimenti buoni in avanti, ha anche cercato molto di servire le compagne. In questo caso, fa un bel movimento, viene servita proprio da Bonansea, credo. Che appunto la fa trovare da sola davanti al portiere e Lina aspetta che il portiere vada giù e poi calcia in porta. E niente, la Juventus cala il poker, ottima prestazione. Come ho detto, stavamo facendo un'ottima prestazione già prima dell'espulsione di Quinn, però l'abbiamo gestita bene, insomma, non abbiamo sprecato troppe energie. Mamma mia, vabbè, ignoratemi. Non abbiamo gestito. Non abbiamo sprecato troppe energie, abbiamo abbastanza gestito bene la partita e quindi bene. Ci vediamo al prossimo video. Stasera non credo guarderò l'Italia perché ho altri impegni, quindi non farò neanche il post partita. Sapete che non faccio i post partita se non guardo le partite. E niente, i prossimi appuntamenti con la Juve non so neanche quando sono perché le partite della primavera e dell'Under 23 sono state rinviate. La Juventus non gioca perché c'è la nazionale. La Juventus Women giocherà, suppongo, settimana prossima. Noi ci vediamo nel prossimo video. Tanto per cambiare sempre fino alla fine, forza Juve, in questo caso Juventus Women. E ottima prestazione della difesa, ci tenevo a dirlo. Irinen, quando Irinen smetterà di giocare, non so come faremo. Però vabbè, ciao ragazzi!